Subito. Parlato tanto di questa partita come la partita dell'anno nella quale insomma si decretava così la regina di questo campionato, quindi con la Cerrana che mantiene il distacco dalla Cerrana, campionato virtualmente chiuso. Vabbè, innanzitutto noi sapevamo che era una partita tosta, una partita impegnativa. Io penso che la mia squadra l'ha interpretata nel migliore dei modi. E, onestamente, se noi andiamo a vedere quello che si è, come si è sviluppata la partita, io penso che anche in 10-1 avremmo potuto anche fare il secondo gol. Comunque diciamo che è stata una partita ben giocata da ambo le parti. I 7 punti ci fanno stare tranquilli, però mancano ancora 9 partite. Quindi diciamo che oggi abbiamo dato una percentualità in più, quindi dal 50% siamo passati al 70%. No, noi il primo tempo abbiamo giocato un poco contratti anche per la tensione della partita. Avevamo impostato la squadra su un 4-3-3, poi ci è venuto a mancare Maione e quindi abbiamo dovuto ripiegare sul solito 4-4-2. Però in effetti il primo tempo sì, abbiamo subito un poco, però diciamo che il pareggio il primo tempo è stato giusto. Io... c'è da recriminare soltanto il secondo tempo, dove noi abbiamo nettamente controllato la partita e diciamo che pure in contropiede abbiamo avuto 3-4 occasioni limpide per fare il secondo gol e non l'abbiamo fatto. Comunque in merito ai ragazzi che hanno veramente fatto una grossa partita. Ma io penso che avere il migliore attacco, la migliore difesa, stando primi in classifica, con un gol subito solo in casa, quindi io penso che tutta è una storia che si fa da sé. Abbiamo fatto anche un appello precedentemente a seguire questa squadra, perché è una squadra che lavora durante la settimana e le domeniche durante le partite sta dando delle grosse soddisfazioni.